Medio Oriente, bombardato un altro campo profughi a Gaza, almeno 35 morti, raid di Israele a Damasco, la Siria attiva le difese aeree, intanto nuove minacce all'Occidente dagli Hezbollah, anche l'Italia fa parte della coalizione del male. Dopo anni spunto una foto di Deif, capo militare di Hamas, che avrebbe pianificato l'attacco del 7 ottobre, sarebbe cieco da un occhio ma in buone condizioni. Nuovi attacchi sul centro della striscia ed in particolare sui campi profughi di Al-Maghazi e Nuseirat, già più volte bombardati, le prime stime parlano di almeno 35 vittime, tra loro diversi bambini. Nuova offensiva nell'area di Khan Yunis, a sud, dove il portavoce dell'esercito israeliano rivendica l'uccisione di decine di terroristi di Hamas. La guerra corre verso il terzo mese di combattimenti, riproponendo questo quotidiano copione di sangue, obiettivi mirati rivendicati da Tel Aviv, costi umani altissimi sia per i civili che per chi tenta di assisterli. Tra questi c'è l'ONU, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, un convoglio con aiuti umanitari di ritorno dal nord della striscia è finito sotto il fuoco israeliano. Nuove micce inoltre rischiano costantemente di allargare il conflitto. Le agenzie internazionali rilanciano testimonianze di esplosioni in tutta Damasco, in Siria, in particolare nella zona dell'aeroporto, attribuite ad attacchi dell'IDF. In Iran le autorità hanno ucciso 4 uomini sospettati di avere legami con il Mossad. Dal Libano il numero 2 di Hezbollah tuona: reagiremo contro la coalizione del male, di cui fa parte anche l'Italia. L'esercito del governo Netanyahu ha dichiarato diversi obiettivi, tra questi eliminare i due vertici di Hamas nella striscia, ovvero il capo politico Yahya Sinwar e il fondatore del suo braccio armato, le brigate al-Qassam, Mohammed Deif. Di lui si hanno notizie contraddittorie, dato a tratti per morto, poi vivo ma gravemente ferito, in carrozzella o ancora rinchiuso in un covo sotterraneo. Infine, nelle ultime 24 ore, una foto ritenuta recente mostrerebbe Deif ritratto all'aperto nel sud della striscia e in buona salute. Dell'operazione di terra israeliana a Gaza, nuovi bombardamenti sulle postazioni militari di Hamas, violenti combattimenti in particolare nella parte centrale della striscia e a sud nella zona di Khan Yunis. In corso un attacco con aerei, droni, carri armati e cecchini. I soldati dello Stato ebraico hanno ucciso finora decine di terroristi, ma gli uomini di Hamas oppongono una forte resistenza e scagliano razzi anticarro. Scontri a fuoco con i miliziani sono in corso anche a Burej, ma sono tante le vittime civili, almeno 40 i palestinesi rimasti uccisi nei raid nei campi di Nuseirat e Maghazi. Ma resta molto caldo anche il fronte a nord di Israele. Le sirene di allarme sono tornate a risuonare anche oggi. Missili sono stati scagliati dalle milizie filo-iraniane Hezbollah contro il territorio israeliano. E dal Libano, il numero 2 del movimento armato sciita, ha citato anche l'Italia in quella che ha definito la coalizione del male che protegge gli interessi di Israele nel Mar Rosso ed ha invocato un fronte comune contro l'alleanza marittima guidata dagli Stati Uniti per garantire la sicurezza della navigazione mercantile. Nelle ultime ore le forze americane hanno fronteggiato una nuova minaccia nel Mar Rosso, intercettati un drone e un missile antinave scagliati dai ribelli Houthi. Almeno 20 morti in un edificio residenziale nei pressi dell'ospedale Kuwait a sud di Gaza. Altre 35 sarebbero state invece uccise, sempre secondo i palestinesi, in attacchi dell'esercito israeliano contro i campi profughi di Al-Maghazi e Nuseirat nella parte centrale della striscia. L'IDF parla al contrario solo di un'offensiva nel campo profughi di Khan Yunis, nel quale afferma di aver ucciso decine di terroristi di Hamas. E questo è il bilancio ancora una volta pesantissimo della notte appena passata a Gaza. Il totale, secondo il Ministero della sanità controllato da Hamas, supera i 21.500 morti. Inoltre, alle prime luci dell'alba, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, le forze armate di Gerusalemme hanno colpito un convoglio umanitario senza fare vittime. La colonna di mezzi, dicono dall'ONU, sempre più ai ferri corti con lo Stato ebraico, stava tornando dal nord di Gaza su di un percorso designato dall'esercito stesso. E non si placano anche le polemiche per il video girato da un operatore israeliano e rilanciato dalla CNN, in cui si vedono prigionieri palestinesi seminudi sotto il tiro dei soldati nel campo di Yarmouk, tra di loro almeno 2 bambini. Nella notte anche nuove ore di tensione tra Israele e i paesi dell'area nei quali operano forze sciite legate all'Iran. Media siriani confermano attacchi su di una serie di siti intorno a Damasco e la risposta di Gerusalemme al drone lanciato ieri proprio dalla Siria caduto sulle alture del Golan. Gli Stati Uniti fanno invece sapere di aver abbattuto un drone ed un missile lanciati sul Mar Rosso dai ribelli yemeniti Houthi. Non è chiaro se di nuovo verso la cittadina di Eilat o contro una delle navi in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. Per
proteggere il traffico marittimo, Washington ha varato una coalizione alla quale partecipa anche l'Italia, definita dagli Hezbollah libanesi la coalizione del male, in contrasto con quella del bene composta da Libano, Palestina, Siria, Iran e Yemen. In questo scenario è sempre più in difficoltà la diplomazia. Al Cairo oggi sbarcheranno rappresentanti di Hamas per discutere del piano egiziano presentato la scorsa settimana, ma già bocciato dalla stessa Hamas e dalla Jihad islamica. Due le opzioni, quella minima, che prevede cessate il fuoco rinnovabile ed il rilascio scaglionato degli ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, e quella definitiva, la resa di Hamas e la liberazione di tutti gli ostaggi per una tregua definitiva, opzione mai così lontana e già rigettata sia da Israele che dai palestinesi. Nell'area, per rilanciare il dialogo, tornerà per la quarta volta la prossima settimana anche il segretario di Stato americano Blinken. Avevo paura di essere violentata, avevo paura di morire. Ero in ostaggio in casa di un terrorista, ma fuori dalla mia stanza c'era sua moglie con i bambini. La moglie del terrorista detestava il fatto che io e lui fossimo sempre insieme nella stessa stanza. Quella è stata l'unica ragione per la quale non mi ha violentata. Molto probabilmente, se fossimo rimasti soli... Mia Shem, questa ragazza franco-israeliana di 21 anni, è stata ostaggio di Hamas per 51 giorni a Gaza, dopo essere stata rapita al Nova Festival il 7 ottobre scorso. Ho attraversato un olocausto, afferma oggi, nei suoi occhi ancora l'orrore di quei giorni, la paura, la fame. Le famiglie sono sotto il controllo di Hamas. All'improvviso ho cominciato a pormi delle domande. Perché sono a casa di una famiglia? Perché ci sono bambini qui? Perché c'è una donna qui? Era la moglie del terrorista a portare loro il cibo. Poi però dava da mangiare solo al marito e non alla ragazza. Non le hanno dato da mangiare anche per 3 giorni. Ero chiusa in una stanza buia senza il permesso di parlare. Il terrorista mi guardava 24 ore su 24, mi violentava con i suoi occhi. Non ho dormito per tutti i 54 giorni. Come puoi dormire quando un terrorista ti guarda?